Un salve a tutti voi, ben ritrovati nuovamente qui in questo mio consueto appuntamento, appuntamento natalizio. Fra qualche giorno andiamo a festeggiare il Santo Natale e non poteva mancare la previsione omaggiata. Oggi doveva esserci qui Lady Elena, ma per un problema tecnico non è stato possibile. Non so se chiamerà per farvi gli auguri, ma penso e spero che riesca. E io inizierei la mia diretta intanto salutando le mie collaboratrici, le cartomanti siciliane, che tutto l'anno vi rispondono alle vostre domande, perché vi ricordo che anche il giorno di Natale, per chi è solo, per chi ha qualche domanda da fare, per chi vuole un consulto di cartomanzia, anche il giorno di Natale da noi siamo aperti, non si chiude, quindi H24 trovate persone a vostra disposizione. Quindi io mando il mio saluto a Tamara, mando il mio saluto ad Emilio, ad Angel, mando il mio saluto ad Andrea, un bacione alla mia, alla cartomante gettonatissima mia, che fra l'altro mia oggi, proprio per questa diretta importantissima mia, è qua a Palermo e vi regalerà una previsione proprio in viva voce da questo studio televisivo. Mia si trova a Palermo perché voleva farvi gli auguri in prima persona e quindi sono riuscita a convincerla, perché lei è molto riservata, molto timida, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi Mia vi regalerà il panettone quest'anno regalandovi questa previsione, che a mio avviso è una previsione non bollente, è una previsione magica. Quindi rimanete collegati fino alla fine, perché a un certo punto Mia entrerà in viva voce e vi regalerà questa bellissima previsione. Quindi un bacio a Mia e grazie per essere scesa fino a Palermo per il nostro pubblico, perché lo sapete, chi conosce Mia, Mia risponde dalla città di Milano e oggi è qua per darci questo omaggio grandissimo. Quindi un bacione va a Mia, un bacione va a Morris, poi devo salutare la mia amica sorella Flavia, la mia sorellina Stefania, Giovanna, a Salvo, al mio piccolino che mi segue da casa stasera, il nuovo arrivato in famiglia. E cosa dire, un bacio a Concetto, un bacio a Giuseppe, un bacio a Elena da Aspra, vi saluto. Saluto tutti amori miei e nell'arco della trasmissione cercherò di dare quei messaggi calorosi, perché è una diretta speciale, perché fra 3 giorni siamo al Natale e perché questo Natale deve essere speciale, perché è stato un anno difficile non per l'Italia ma per il mondo, tra un po' di cose tristi che sono successe, fra attentati vari e fra la crisi che incombe su questo paese, cerchiamo di passare queste festività in maniera tranquilla, serena. Non chiediamo i miliardi, il lusso, ma bensì quello che dobbiamo chiedere al nostro Signore, che fra poche ore nascerà. Dobbiamo chiedere la pace, la tranquillità e la salute e la provvidenza, perché signori miei, molti dicono vabbè i soldi non servono a niente. No, non è così signori miei, perché se non ci sono i soldini, quel minimo per andare avanti e per vivere, non possiamo neanche comprare le medicine, perché sappiamo che oggi si compra tutto e quindi non ci potremmo neanche curare. Quindi dobbiamo chiedere non il lusso ma la pace nei nostri cuori, dobbiamo chiedere la provvidenza e dobbiamo chiedere la serenità nelle famiglie e che questo calore arrivi dappertutto, nelle case di riposo, che arrivi negli orfanotrofi dove ci sono tantissimi bambini, che arrivi questo augurio nelle carceri italiane, veramente col cuore. Io passerei alla mia prima amica, vi voglio ricordare che c'è un terno che si chiama 90. Il 90 uscirà su Milano e Nazionale, il 90 uscirà per Ambosecco su Milano e Nazionale. Chi vuole sapere con quale abbinamento, chi vuole sapere come vincerlo, deve chiamare questi numeri, ma per favore chiamatelo fin da adesso, perché si accavalleranno le linee. Io so che arriveranno più di 1000 chiamate stasera, perché Milano paga il 90. Voi sapete che l'avevamo messo e è andato fuori ruota. Il Milano lo vinciamo con il lo vinciamo bene, lo vinciamo con il 90. La scorsa diretta abbiamo vinto soltanto un'ambata, ma è un'ambata che abbiamo vinto a colpo, quindi va bene così. Io prossime ore, prima del Natale, il panettone ve lo faccio comprare con il 90 e occhio alla previsione che vi regalerà Mia, perché vi comprerete sì il panettone, ma ripieno di gelato. Pronto? È pronto, buonasera Cristian. Buonasera, con chi parlo? Sono Angela. Buonasera Angela, da quale città mi chiama? Provincia di Catania. Angela, mi puoi dare la data? Sì, 3 gennaio 70. Fra poco fa il compleanno. Angela, che domanda vuoi fare alle carte? Se c'è un ritorno proprio come marito e moglie con mio ex marito. Perfetto. Angela, mi puoi dare la data di quest'uomo? Sì,
13 febbraio 65. Guarda, adesso a me mi esce intanto la figura femminile in mezzo, eh? Quindi forse c'è qualcuno che si è messo in mezzo, una donna, che comunque lo confonde molto. A me sto matrimonio, a dire il vero, non mi esce finito. Mi esce sì bloccato, ma non finito. Addirittura le carte mi danno come se di lui c'è il pensiero. Ma quest'uomo per caso sta male in questo periodo? Perché mi esce come se fosse un po' in situazioni problematiche. Queste carte mi fanno vedere il viaggio, la riuscita e il messaggio, quindi per me le carte sono molto positive. Guarda, ti faccio vedere queste carte così ti rendi conto. Allora, adesso arrivano, tranquilli. Mi escono carte proprio molto chiare, vedi l'uomo pensieroso, quindi lui il pensiero ce l'ha, il messaggero, quindi che porta buone notizie, nuovamente il messaggio e poi c'è la riuscita con il viaggio sta a indicare il movimento, quindi per me queste carte mi fanno capire che intanto è un rapporto non finito, è bloccato ma non è finito, ma c'è una riuscita ed è una riuscita a 360 gradi, però c'è da aspettare, Angela. Secondo me tu questa cosa l'avrai, potrebbe essere nel periodo delle feste, clou, dove ci potrebbe essere un contatto forte, però da lì a dire che c'è il rientro in casa, andiamo anche a gennaio, eh? Per lui rientrare in casa? Sì, per rientrare in maniera definitiva, sì. Ma lui si farà sentire, diciamo, per queste feste? Mi fanno capire che tu avrai contatti con quest'uomo per queste feste, sì. Però diciamo contatti sempre di rapporto civile. No, lo vedrai molto diverso invece, a dire il vero. Vedrai un uomo diverso, vedrai. Ti renderai conto che sentirai in lui un comportamento diverso rispetto agli ultimi mesi. Ma quando mi dirà tipo che lui ci vuole riprovare, quanto tempo ci vorrà ancora? Guarda, a me fanno capire da gennaio in poi dovrebbe esserci un bel movimento forte, te so. Da gennaio in poi. E con la figura femminile? No, guarda, c'è la chiusura con questa figura femminile, c'è la rottura, ma perché di fondo lei è presa, ma lui no. E lui chiude. Sì, sì, c'è la chiusura, ma secondo me già adesso questo rapporto in realtà non c'è più. Ma Cristian, noi siamo separati da tanti anni, cos'è questa cosa che lui torna, che lo fa tornare? Non lo so, forse perché non, in realtà non gli è mai passato il pensiero, in realtà ha sempre lottato con se stesso per questa cosa, in realtà quello che ha trovato non è quello che sperava. Sono tante le domande, però in realtà le risposte sono veramente poche, perché poi è dentro di lui tutto questo vulcano, ecco. Però in realtà, ripeto, no, dimmi. Me lo dirà chiaro, perché lui quando si è avvicinato sempre per un rapporto. No, lo vedo che ti... Allora, te lo dirà chiaro, non è una cosa che avverrà subito. Secondo me converrebbe ricontrollarlo fra un paio di mesi questa situazione per capire dove ti porterà. Va bene? Però tu comunque la riunione la vedi. La riunione c'è perché non è un rapporto finito, ma bensì bloccato, ok? Grazie, Cristian, auguri e buon Natale. Allora, voi dovete chiamare qua e dovete dire io ho bisogno di comprarmi il panettone, voglio vincere col 90 e datemi gli abbinamenti col 90, ma ripeto, Mia oggi si trova qua a Palermo negli studi di Tele One per regalarvi una previsione, perché l'ho convinta, non voleva perché è troppo riservata, però io ho detto è giusto che il nostro pubblico che tutto l'anno ti cerca e ti venera. Perché signori miei, voi non potete capire quante persone cercano Mia. È veramente la sostituta di Cristian, perché io voi o non voi sono uno, voi siete 2000. Io durante la settimana le chiamate che arrivano non le posso contare.
non posso rispondere a tutti perché tra studio, tra appuntamento a domicilio e tra 899 capite bene che io sempre uno sono, quindi sempre a una persona posso rispondere. Lei è quella che mi riempie veramente di gioia, perché poi i clienti chiamano e dicono mia è speciale. Pronto? Pronto, buonasera Cristian. Buonasera, con chi parlo? Antonella. Ciao Antonella, da dove? Da Palermo. Mi dai la data, Antonella? 22/11/72. Che domanda facciamo, Antonella? Su, in generale no, qualcosa di sulla fortuna, okay. Se ho introiti. Ok, ma tu giochi, Antonella? Sì, un pochino. Lotto? 10 e l'otto, più che altro. Ma tu lo sai che io questo 10 e l'otto non mi entra nella testa? Perché? Perché ci ho giocato, un pomeriggio sono stato dentro il ricevitore a vincere sempre la stessa cifra. Perché io giocavo, ecco, sempre la stessa cifra. Perché le ambate mie le becco sempre tutte e quindi mettevo sempre le mie ambate. Ah, cioè solo due numeri? Sempre, sì. No, con due numeri non vale manco la pena. E infatti, un pomeriggio sono stato. Io più di 5 non le becco, ogni tanto però. Secondo me tu dovresti buttarti con il lotto, ma cos'hai con un azzerato? Tu come data, come evento? Come ricorrenza? Azzerato niente. Azzerato? Azzerato, sì, no? Tu hai il 10 o hai il 90? Il 10 è il mese del matrimonio di mia figlia. Figlia. Questo col 10, per com'è? La data, anno, mese e giorno? L'anno è il 2012, come lo gioco? Il 12. Solo il 12? Per com'è? Per come te lo sto dicendo io, è guai se lo levi, guai. 10, 12. E non dire tutto il tempo. No, non lo dico, il giorno non lo dico. Ecco. Per com'è lo devi giocare 3-4 colpi, non lo levare, stai attento alle mie parole. A questo minuto ci ho spidaccanato, non lo levare, perché questo terno ti porterà alla vincita. Può essere pure un ambo, però un ambo sul terno giocando un euro sono 80 euro. E in che ruota? Allora, per me va giocato sulla ruota di Cagliari e Venezia. Cagliari e Venezia, entro quanto la vedi? Guarda, 3-4 colpi, non vedo il terno, vedo l'ambo, ma in 3-4 colpi non la levare, mi raccomando. Okay. Posso farti una domanda, ma tu stai aspettando denaro tramite qualcosa a livello burocratico? No. Perché c'è denaro che arriva tramite qualcosa presentato, tramite qualcosa che devi ricevere, qualcosa inaspettata. Che ti porterà inaspettata, perché non aspetto niente. E ti porterà sollievo, fra l'altro, fine di sofferenza. Posso farti la domanda, a chi vorresti aiutare tu? Eh? A chi vorresti aiutare tu? Io a chi voglio aiutare? Perché? Come se tu hai voglia, stai cercando di aiutare qualcuno. È un grosso problema. E ti stai ammazzando la vita per questa persona. Mi sto ammazzando la vita, è mio marito. Ma devi partire? No. No, non posso partire. Però sarebbe meglio. Non lo so, non ci possiamo muovere, Cristian. Mio marito si è rotto il femore. Punto. Ed è inoperabile. Appunto. E quindi si dovrebbe chiudere da solo. Puoi vedere se si arriva a risollevare questa situazione. Allora, io vedo la fine di sofferenza, ecco perché mi sono ricollegato a cose che non c'entravano nulla. Guarda questa carta, perché alla fine del calvario che mi esce fuori, ma ce l'ha più di 3 mesi questa cosa? No, un mese, okay. Un mese a Natale. Almeno 6 mesi lui deve avere pazienza. Mamma mia. E ci saranno comunque sali e scendi. Ascolta bene e cerca di comprendere quello che voglio dire. Ci saranno movimenti continui, alla fine andrà tutto bene, ma non perdete la calma, perché in questo momento l'avete persa tutti in famiglia. Sì, siamo tutti pazzi. Cristian. Tutti pazzi, bravo. Anche perché dall'ospedale ci hanno buttati fuori, perché io non l'ho fatto suicidare, praticamente. E io sono in una struttura a pagamento, Cristian. È giunta. Perché non mi hanno dato l'RSA. E siamo sempre là, vedi? E io non potevo portarlo in altri posti.
sì. L'ho dovuto portare in una struttura a pagamento e faccio 4 volte andata e ritorno fuori. Sì. Perché è fuori Palermo, tra l'altro? No, non è fuori Palermo, comunque è abbastanza lontano da dove abiti. Da dove abiti? Tesoro, io ti posso fare gli auguri, andrà bene alla fine, quindi verrete ripagati. Verrete ripagati di questa cosa, giocati questa previsione che ti ho dato, segui tutta la trasmissione, giocati la previsione che regaleremo oggi, che magari guadagni quei soldini che ti serviranno per affrontare esatto. questi problemi. Mi servono proprio quelli, non per altro, non per auguri viaggiare. A te e in famiglia. Grazie. Auguri, ciao. Signori miei, vedete, le problematiche di ognuno di noi sono diverse, sono svariate. Poco fa ho detto cosa? Non è vero che i soldi non servono, cazzate. Perché se non abbiamo i soldi non ci possiamo curare. Vedete, questa signora è stata costretta a ricoverare il marito in una struttura a pagamento, per vari motivi. Non so se hanno affari della signora. Però ci sono sempre di mezzo ai soldi. Il dio moneta, terribile, questo dio moneta che comanda noi. Non è vero che siamo noi a comandare il denaro, è il denaro a comandare noi. Pronto? Ciao, ciao, il tuo nome? Ciao, ti do l'iniziale, va bene? No, tesoro, presentati, dai. Va bene, mi chiamo Lina. Ciao Lina, da dove chiami? Da Catania. Mi dai la data, Lina? È 1370. Io devo salutare a Mariannina, un bacio. Lina, cosa posso fare per te? Io vorrei sapere qualcosa riguardante l'amore, più che altro per una persona, se era possibile. Dammi la data di lui. È 24 12 66. Allora, vediamo subito, frate, questa persona. Per il momento non c'è nulla. Già ti sei data la risposta da sola? Positiva sei, Lina? Ma da quanto tempo vivi questa situazione angosciosa? Da quanti mesi? Così un annetto grosso modo. Ma lui si è avvicinato e si è allontanato più volte. Sì. A chi pare cacogli e invece un cogli mai. Perfetto. Lina, dimmi una cosa, chi è che ha avuto un matrimonio o una convivenza alle spalle dei due? Ok, perfetto. Ma uno dei due ancora oggi è sposato? Sì. Perfetto, io. Perfetto. Quello che ti posso dire io è la paura che lo blocca. Una fortissima paura. Non so il perché, può essere che lui conosce il nucleo familiare tuo, conosce qualcuno della tua famiglia. Comunque c'è paura, c'è un blocco tramite qualcuno. Queste carte mi dicono, lui prova qualcosa per te. In qualche modo? Non ho capito. Queste carte, mi dicono, lui prova qualcosa per te, tanto che ci sono attimi dove lui si muove, poi si blocca. Per me è una storia che deve iniziare e inizierà, ma ci vorrà del tempo. Per me a gennaio tu avrai contatti con quest'uomo, ma poi ci sarà nuovamente un allontanamento. Da marzo in poi incomincerà da parte di lui un corteggiamento. Ma quest'uomo l'hai conosciuto tramite una situazione lavorativa tua o sua? Sì, sì, sì. Perfetto. Di lavoro indosso un camice e una divisa? Sì. Ok, perfetto. Guarda, queste carte mi dicono che l'inizio c'è, però forse tu devi stare calmina. Aspetta che sia lui a muoversi e si muoverà. Per gennaio ci saranno dei corteggiamenti, poi ci sarà un allontanamento, per poi a marzo iniziare qualcosa di importante. Lina. Sì, più stabile, diciamo così. Ci sarà il miglioramento, perché al momento non c'è niente a dire il vero, Linu. Ma speriamo bene allora. Volere e potere. Buon Natale. Allora, Mia, se gentilmente vieni a salutare il tuo pubblico che per la prima volta in diretta televisiva sente la tua voce.
Vi lascio due secondi con la magica mia, prego. Buonasera a tutti i telespettatori, sono qui emozionata. Grazie a Christian per avermi ospitato nel suo studio. Siamo qui per regalare questa bellissima previsione di Natale, fortunatissima. E allora, segnate gente 11 e 19 come ambate ed ambo, da abbinare all'87 e al 78, 78. Questa la giocate su Venezia Nazionale e ovviamente per il gioco di Terna e Quaterna anche su tutte. Sono felicissima di essere qui ospite stasera, molto emozionata e spero di cuore che questo Natale regali tanta gioia e serenità a tante di quelle persone che ne hanno bisogno soprattutto. Un abbraccio e buona fortuna a tutti, buon Natale. Grazie Mia, grazie per la tua previsione, grazie da parte di tutto il pubblico che so che ti ama tantissimo perché sei gettonatissima. Allora signori miei, Mia vi ha regalato 11 e 19 come super ambate, da abbinare all'87 il suo vertibile perché lo state giocando tutti e Mia ve l'ha voluto mangiare per questo, quindi 87 e 78 il suo vertibile su Venezia Nazionale, fatevi gli ambi e poi il Terna e Quaterna anche a tutte, mi raccomando. Mentre io vado in pausa, continuate a chiamare qua, il 90 paga per Natale! Ben ritrovati, vi prometto che non mi assento più, ma voi dovete correre numerosi a questi numeri. A questi numeri dovete chiamare per avere le previsioni. Per chi segue la previsione, la trasmissione su YouTube, che è un canale YouTube su Scartomante Christian, cercatemi su YouTube, in basso troverete i codici che sono i codici per entrare con noi, sia per il lotto che per la cartomanzia. Vi ricordo che per il lotto con noi ci vogliono soltanto 3 euro di telefonata, non 20, 30 euro, 3 euro di telefonata. Non è registrato, c'è la ragazza che vi spiega come giocarli, semplicemente in questo momento ve li dà Mia i numeri, quindi chiamate adesso a questi numeri qua e fatevi dire come prendere il 90, perché signora Carmela, signora Lucia, signora Maria, lei che mi sta sentendo, ha bisogno di 250 euro giocando un solo euro? Bene, deve chiamare a questi numeri, deve farsi dire come vincere perché il 90 paga su Milano Nazionale. Ma non è l'ambata che a noi interessa, è l'ambo. Occhio, io ve lo dico, non ve lo dovrei dire in diretta, ma ve lo dico. Gli abbinamenti che vi daranno, se potete, da soli, fate l'ambo, perché quei due abbinamenti col 90 sono più forti del 90. Gli abbinamenti del 90 sono più forti del 90, quindi gli abbinamenti, se potete, fate l'ambo a solo, d'accordo? Quindi chiamate, giocate, vincete e per Natale brindate alla salute di tutti, sia degli amici che dei nemici, perché voi al giorno di Natale vi dovete ricordare sempre di benedire sia coloro che vi amano, ma soprattutto a coloro che non vi amano. Dovete mandare benedizioni perché è giusto così. Pronto? Pronto, buonasera Cristian. Ciao, chi sei? Sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, da dove chiami? Due, da Palermo. Mi dai la data? 746. Ok. Che domanda facciamo? Cristian, siccome che io ho telefonato 2 mesi fa, uh-huh, e che aspetto dei soldi. E ancora non ci sono arrivati? Avevi detto che arrivavano... Dicembre? No, ottobre, novembre. E ancora non sono arrivati? No, niente. Cioè io e mia figlia aspettiamo questi soldi. Ok, allora vediamo. Li aspettate sia tu che tua figlia, quindi sono due pratiche diverse ma della stessa cosa? La stessa, siamo un risarcimento. Ok. Ma avete avuto in mezzo degli avvocati per questa cosa? Sì, c'è un avvocato. Guarda, secondo me, non so se avete sentito l'avvocato, però secondo me è in cammino questa cosa. Perché da quello che mi esce fuori dalle carte è un sì a caratteri cubitali, quindi è un qualcosa che sta camminando. Forse magari c'è stato qualche ritardo a livello burocratico, a livello di documentazione, però io vedo tutto nella norma e vedo che comunque è in viaggio e c'è questa somma. Ma riguarda un uomo questo risarcimento? Sì, è buono il mio marito. Perfetto. Perché mi esce la figura maschile, guarda queste carte, la figura maschile che è stato male, che ha avuto dei problemi,
e tramite questa cosa c'è il messaggio che porta denaro. E quindi io ti dico che c'è, e c'è a carattere cubitali, è in movimento, c'è soltanto da attendere, ma è in movimento. Io non so se già l'avvocato vi ha comunicato che voi avete vinto o meno. Sì, sì, l'avevo vinta già. Perfetto, e sono in movimento. Hanno avuto un po' di problemi forse a livello burocratico, perché tu sai, non volevano dargli questi soldi, hanno lottato fino all'ultimo. Oggi sì, ti dico che però sono in movimento, quindi devi soltanto avere pazienza. Capisco che magari ti tornavano come adesso, ma chi lo sa, in un'ora Dio lavora, giusto? Chi lo sa? Ho capito. Per me potrebbe essere anche domani, ci siamo? Da un momento all'altro aspettiamo la vostra risposta. Può essere pure domani per me, va bene? Va bene, ti ringrazio, un buon Natale. Anche a te e famiglia, grazie, ciao, ciao. Grazie, mamma. Grazie a te. Allora, state chiamando, mi raccomando, signori miei, a voi che avete problemi di denaro, voi che volete fare un Santo Natale, volete avere quel centesimo in più sul vostro portafogli, chiamate questi numeri e dite: voglio vincere con 90, perché 90 paga su Milano e Nazionale, ma gli abbinamenti del 90 pagano ancora di più. Ecco perché vi ho detto, fatevi gli abbinamenti a solo un euro, sono solo due, no? 3-4, sono due abbinamenti. Fatevi un euro lambo a solo con gli abbinamenti, perché sono belli, forti e generosi. Pronto? Ciao Cristian. Ciao tesoro, chi sei? Caterina. Ciao Caterina, da dove chiami? Da Palermo. Mi dai la data, Caterina? 3970. Che domanda facciamo, Caterina? Se troverò il lavoro. Ok, tu al momento sei completamente ferma, giusto? Fermissima. Proprio lì non si muove una foglia, diciamo noi a Palermo. Esatto. Vediamo subito. Grazie. Grazie a te per avermi scelto. Mi stranizza com'è che sei così ferma e hai queste bellissime carte. Sì, è un annetto che tu comunque stai lottando, Caterina. È un annetto un po' difficile, ma un po' su vari settori, non solo sul lavoro, eh. Anche dentro casa, anche dentro casa, eh. È come se tu dici, Cristiani, io un anno che faccio soltanto bile, è un anno che io ho problemi, è un anno che io mi dico cosa ho fatto di male. Perché hai avuto diversi dispiaceri, hai avuto diverse situazioni spiacevoli con terze persone ed è come se ti sei ritrovata dentro casa dei problemi causati da altri. Queste carte mi dicono la tua salvezza è un uomo che prenderà a cuore la tua situazione e ti aiuterà. Hai dato voce tu? C'è qualcuno che deve darti risposta? Risposte, allora a me mi fanno capire come se niente. Mi fanno capire come se indosserai un camice, però un camice può essere infermiera, come può essere un'impresa di pulizie, come può essere una abidella, un camice, ed è grazie all'aiuto di un uomo. Quest'uomo, questo lavoro non lo deve dare solo a te, ma è un gruppo di persone che stanno aspettando la stessa risposta. Quest'uomo è come se non ha avuto la possibilità di muoversi perché ha avuto un blocco totale su tutto. Oggi vedo che quest'uomo avrà carta libera e per me per gennaio tu avrai delle belle risposte. Quindi per me sei all'uscita del periodo negativo, però Caterina ritrova il sorriso che hai perso perché tu sei una donna solare. Ma hai perso la... Ti devo dire anche un'altra cosa. Dimmi. Tu hai avuto sempre ragione, perché io con te ho parlato spesso, mi trovo benissimo. Grazie. E tu mi dici sempre che ci sarà questa persona che mi farà trovare questo lavoro con questo camice. Hai visto, mi riconferma. Però ha più di un anno che tu me lo dici. E mi riconferma questa cosa, quindi tu devi scavare a chi hai dato voce e chi ha queste qualità che ti ho detto io, chi come lavoro lo deve dare a più persone. Quindi focalizza questa persona nella mente e la ricontatti, perché è un uomo che ti toglierà dai guai, perché mi dispiace dirtelo, ma tu in questo momento sei nei guai, figlia mia.
No, hai ragione, hai perfettamente ragione. Posso farti una domanda? Io mi sento tutte le spine addosso. Perché ti senti così sola? È come se dici Cristiano cielo, metto la terra, mi pigliò. Ti senti abbandonata tu? Sì, mi sento abbandonata, è una cosa che penso io, non lo so. Non te dentro di te è come se non ti senti neanche capita. Ti faccio un esempio, è come se tu dici pure alle persone care che ti vogliono un mondo di bene, però certe volte dici ma perché la cosa ce l'ha domandato, non capisci solo che possa avere bisogno. Cioè, rendo l'idea? Perché si vede che c'è bisogno d'aiuto, però tu non riesci manco a chiedere. No, però ho tanta fede. Io penso che Dio non si dimenticherà di me. No. Dio non si dimentica mai di nessuno, è che siamo tanti e giustamente deve pensare uno a uno, ma Dio, si dice a Palermo, cavi per i chiumi, ma raggiunge a tutti. E tu sei una bella persona, Caterina, ecco perché dico, non solo ti aiuterà perché sei sua figlia, figlia di Dio, ma ti aiuterà perché te lo meriti e perché sei un'anima pulita. L'unica cosa che devi aprirti un po' agli altri, io capisco che hai avuto brutte esperienze anche nelle amicizie, ma non ti puoi chiudere in solitudine perché non è vita. Dobbiamo credere in qualcosa, dobbiamo avere gli affetti accanto. Capisco che sei stata non pugnalata, aperta in due, ma non puoi fare di tutto nel buon fascio. Ricredi negli affetti, perché in questo momento ti sei chiusa dentro di te, fra i tuoi problemi, fra le delusioni, è come se non hai più fiducia a niente e a nessuno. Ritorna alla ragazza che eri, perché tu sei solare, positiva e di buon animo. Hai ragione, dici la verità. Vai avanti, Caterina, vai avanti. Perché hai belle soddisfazioni. Allora, dici che per gennaio. Allora, hai belle. Tu focalizza quello che ti ho detto io, il soggetto per come te l'ho detto io. Fai mente locale, vedi chi può essere quest'uomo. Focalizza su quest'uomo e contattalo. Perché a te ti aiuterà molto, certo, un teruno posta banca, te lo dico. Però ti permetterà, sai di cosa? Di organizzarti, perché per te ha pure 600 euro, dice Cristian, ma perlomeno so che sono sicuri che entrano. Che sono i miei e me li posso gestire. E nessuno me li può rinfacciare, mi viene da dirti pure. Hai ragione. Auguri Caterina, auguri col cuore. E buone feste, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, tesoro, grazie. Ci sono delle situazioni che veramente ci logorano dentro. E questo è il caso di questa ragazza che di sofferenza ne ha tanto dentro. E a Caterina, come a molte ragazze come Caterina, dico cercate di essere forti. Non perdete mai la fede e cercate di credere in voi. Perché se non siete voi a credere in voi stessi, gli altri non ci crederanno. Prima dovete essere voi ad avere autostima e fiducia. Dovete ridere, perché il sorriso è la migliore medicina. Il sorriso è il talismano della nostra vita. Mi raccomando, auguri e forza e dategli tutta. Pronto? Ciao, il tuo nome? Indovini. Wow! Elena! Ma può essere mai che tu ti dovevi far venire l'influenza oggi, Elena? Oh! Come stai ora? Ma tu pensi che io tutta avrei avuto così tanta gioia di. Io so quanto ci tenevi a essere qua a fare gli auguri, infatti oggi quando ci siamo sentiti ti ho detto ma che voce hai, Elena? Come stai? No, adesso un pochino meglio. I ragazzi. Magari che mi fa passare le feste. I ragazzi tutto a posto? Ti salutano tutti. Un bacione a tutti i tuoi familiari. E Loredana, Cinzia, Manuela, un bacione a tutti con il mio cuore. Elenuccia, questo è il tuo spazio, quindi tu con il tuo pubblico, prego. Io innanzitutto ringrazio, sono sempre commossa quando sento che parlo con voi, perché per me siete stati proprio una grande spada nelle mie mani. E ho sofferto tanto, veramente, perché
vi siete mancati da morire. Però vedete, c'è una cosa, che con chiunque parlo, con chiunque mi guarda, con chiunque mi vede, mi si ricorda, signora Elena, sa, lei, Christian, che dovevamo averli in televisione, ma perché non ritornate insieme? Perché non fate questo? Dice, già c'è Christian, io ho dato lode a lui perché Christian è un bravo ragazzo. Se ve lo diceva, ma ci potete credere. E poi sa fare realmente il suo fatto. Lavorare è un suo hobby. Perché io per me, Christian è stato per me come un figlio. E io lo so, veramente. Lo so. Ma io mi accorgo che c'è sempre un buon ricordo, sai quanta gente mi dice sempre, io sono stata a Catania la settimana scorsa e una signora mi ha detto, ma io mi ricordo che tu eri con Lady Elena, cioè a distanza di tantissimi anni la gente focalizza, ah, è vero che io e tu a Catania avevamo una presenza massiccia, perché veramente Catania l'abbiamo vissuta bene, ma Elena tu hai lasciato un buon ricordo perché hai dato tanto al tuo pubblico e perché sei stata sempre vera. L'unica cosa, io non so se ci sta ascoltando una persona che io mi è rimasta ancora nel cuore, mamma Lucrezia, che non la dimenticherò mai. Neanch'io mi dimenticherò perché mai di mamma Lucrezia. Per noi è stata veramente una mamma. Ma io mi ricordo ancora quando a Catania eravamo a casa di mamma Lucrezia e mi svegliava col caffè a letto. E mamma Lucrezia è sempre nel nostro cuore per quello che ci ha dato, sempre. E lo so, io invece voglio dare a tutti gli altri che il Signore veramente entri nella nostra casa e ci dia un po' di pace, quello che purtroppo tanta gente non ha avuto. Ma non solo a noi, ma in tutto il mondo. Brava. Io vi devo dire una cosa di fare, se lo volete fare. Il 24 notte, proprio prima di entrare la mezzanotte, accendete una candela davanti alla finestra. Accendetela, fatele capire che voi state cercando la sua via. La via per aiutarvi, per assecondarvi, io sono un Padre nostro e il Signore verrà da voi. Grazie. È una cosa che ci tenevo a dirlo. Grazie con Elena. Cuore, come lo facciamo sempre. Grazie Elena perché sei sempre unica, ripeto, quando io prima dicevo tu sei stata vera in televisione, ma lo dico con la verità, perché tu hai una vita. Io sono entrato che avevo 20 anni e sono 15 anni, ma tu veramente sei cresciuta e è andata avanti in emittente. Tu più di 20 anni, più di 30 anni sulle tue spalle e io posso dire che tu sei stata vera in tanti filmini plastificati che si vedono in giro, in tanta ipocrisia e finto buonismo. Tu sei stata sempre vera, perché anche quando dovevi mandare a quel paese in diretta televisiva una persona, perché magari stava sbagliando, lo hai sempre fatto così come lo fai nella vita. E quindi Lady Elena è questa perché è stata vera. Quindi ecco perché oggi ti ricorda, Elena, a questo punto un panettone lo regali pure tu ai tuoi amici affezionati. Certo. Con tutto il cuore. E io penso che avete vinto il 7 e il 12. Due volte è stata vinta quella previsione. Ecco, l'avete preso due volte. Allora cerchiamo di poter fare il 13, cercando 8, 12, 66, e questo lo giocate nazionale Cagliari Palermo. La puoi ripetere questa previsione? Certo, 8, 12, 66, 66. Il 13 no, giusto? Il 13 no. No. Okay. No, Palermo nazionale. Nazionale e Cagliari. Non la funzionate Cagliari. Cagliari. Poi ce n'è un altro che darò invece a Christian. E Christian te lo darà senza di me. Perfetto, ora lo dai a Roberto. Ora lo dai a Roberto. Lo dai a Roberto che lo comunica a Mia e Mia ve lo darà. Elena, io che dirti Elena, io ti dico, tanto ci sentiamo prima di Natale, comunque ti dico grazie, certo, grazie, allora
Elena, questo non è il mio spazio televisivo, ma è il nostro spazio, quindi quando vuoi e quando lo vuoi usare, questa è anche casa tua, lo sai. Io ti ringrazio e ti prometto che io innanzitutto prima faccio gli auguri di buon Natale e buon anno, che l'anno possa proseguire a entrare nella vostra casa con saggio, amore e tanta gioia. Grazie Elena, auguri e buonanotte, grazie, grazie. Grazie e buonanotte a tutti. Allora signori miei, ricordatevi 12 8 66 su Cagliari, Palermo e Nazionale, non dimenticatelo perché è buono. Chi vuole quest'altra previsione di Lady Elena mi chiami qua a questi numeri, si informi come averla e Mia ve la detterà subito. Lady Elena, un nome, una garanzia, ma non da 2-3 anni. Una garanzia per ben 30 anni, signori miei. E io sono orgoglioso di aver lavorato con questa donna, grande mamma, grande moglie, ma soprattutto grande spiritualista. Un bacione a te, Elenuccia mia. Allora, regia, io ho bisogno di assentarmi un altro 2 minuti, perché voglio rispondere alle chiamate anch'io. Chiamate qua e prendete i numeri di Lady Elena. Sto andando a rispondere io personalmente, a tra poco. Scusate, ma dovevo rispondere, tanto che ho risposto io stessa alle chiamate all'899. Grazie alla signora che, con cui ho parlato proprio 2 secondi fa, è stata gentilissima, grazie per gli auguri fatti a Elena. Elena, stanno richiedendo in massa sia il mio 90 che il tuo bellissimo terno. Grazie da parte di tutto il nostro pubblico siciliano e nazionale, perché tu sai che anche a livello nazionale Lady Elena e Christian sono molto conosciuti come coppia vincente. Pronto? Pronto. Ciao, il tuo nome? Ciao, sono Giussi. Ciao Giussi, da dove chiami? Da Palermo. Mi dai la data, Giussi? 20 09 56. Che domanda facciamo, Giussi? Sulla fortuna. Al gioco? Tu giochi? Ok. Vediamo cosa viene per te, Giussi. Intanto come stai? Spero bene. Oh. Dobbiamo ringraziare il Dio. Bene, bene. Gasato, anche se l'Italia è triste per tutto quello che c'è, però dobbiamo essere positivi, perché la positività chiama positività, Giussi. Quando ci abbattiamo è peggio. Non concludiamo nulla, giusto? Allora, intanto io ti vedo vincente con una data di un uomo, ma che è un uomo che non c'è più. E vedo una bella vincita. Mi fanno capire una data dove contiene o il 2 o il 22. Dovresti fare mente locale e capire dove c'è il 2 o dove c'è il 22. E questa data me la devi mettere in gioco su Milano-Cagliari. Così per com'è, senza cambiare nulla. Posso farti una domanda? Stai giocando qualcosa con l'1 o col 3 o col 31 o col 13? Io gioco con i numeri. Quindi col 31 ce l'hai, sì. E allora ti dico che abbiamo fatto il botto. Natale ci regala la quaterna. Punto. Non cambiare niente di quello che hai, per come ce l'hai, non cambiare niente. Perché tu mi vinci da adesso massimo 4 colpi. Una delle due feste te la fai saltellando di gioia. Ricorda le mie parole e poi ci risentiamo. Speriamo. No, volere e potere. Io farò il rituale del danaro il giorno prima di Natale per prosperare la fortuna e il dio moneta. Volere e potere, voi dovete soltanto giocare. Adesso ci penso io. Buon Natale. Tu mi hai detto questa data col 31, col 3? È possibile che sia col 13 o col 31 la vincita? Va bene? Col 13 o col 31? Va bene, questa data è col 2, con qualcuno che non c'è più. Non c'è più un uomo, 2 o 22. Auguri e buon Natale. Alla prossima, pronto? Ultima. Ciao, il tuo nome. Ciao, il tuo nome. Pronto? Sì, sei in diretta, il tuo nome. Ciao Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, da dove? Da Carini. Mi dai la data, Maria Grazia? Cosa? La tua data? No,
Maria Grazia? Maria Grazia? Sì. Ok, mi dai la tua data? 3281. Che domanda facciamo alle carte, Maria Grazia? Sì. Qual è la tua domanda, tesoro? Ma in generale. Una domanda, tra l'altro è pure veloce perché stiamo chiudendo. Si può fare con l'amore? Certo, c'è un lui? No. Ok, quindi vediamo se ci sarà qualcosa di nuovo per te. Allora, concentrati su questa domanda e vediamo gli arcani cosa ti rispondono. Ok. Maria Grazia, allora queste carte mi dicono sì, l'amore c'è, però stranamente invece di parlarmi di una novità mi parlano di un passato. Ma per caso hai nel cuore una storia finita? Un passato sì, da tanto tempo. Da tanto tempo, ma questa persona si è rifatta avanti e poi si è allontanata di nuovo? No, no, non si è avvicinata più completamente. Da quanto tempo? Da 8 anni. Da 8 anni. A me stranamente queste carte mi parlano di un ritorno di un passato, quindi tu sentirai qualcosa che avrà a che fare con questo passato. Le carte... Sì, come persona mi sento del passato. Ti senti, però non come coppia. No. No, e succederà qualcosa che tu con questo passato, anche se non lo vedo libero libero in questo momento. Giusto? Giusto, giusto. Però ci sarà qualcosa, non so il perché ti dico questo, ma le carte mi dicono tu avrai a che fare con il passato però in maniera sentimentale. Quindi io ti dico quello che le carte mi dicono e mi dicono addirittura che ci saranno nuove prospettive. Quindi non so il perché mi dicono questo, ma mi riportano la tua figura con la figura del passato nuovamente assieme. E ti dirò di più, sarà lui a cercarti, non tu. Ho capito. Quindi per me è un sì, però con questo passato non vedo novità, Maria Grazia, mi dispiace. E lo so, perché la novità non ci sta in questo passato. Forse sai perché? Perché sì. Tu nel cuore hai solo questo passato, Maria Grazia. Perché è una ferita completamente aperta ma chiusa. Lo so, è vero. Auguri allora, spero che sia pure oggi. Auguri. Grazie, auguri anche a voi. Auguri, ciao. È finita, vero regia? Posso salutare, ok. Allora, signori miei, voi cosa dovete fare? Intanto giocatevi la previsione di Mia, 11 e 19, ambate non forti, fortissime, da giocare come estratto ed ambo, da abbinare all'87 e 78 su Venezia e Nazionale. Poi vi ricordo di chiamare qua per prendere sia la previsione col 90, perché il 90 paga Milano Nazionale, occhio, gli abbinamenti del 90 sono più forti del 90, vuol dire che sono solo 2 abbinamenti, fatevi l'ambo solo, va bene? E poi chiamate questi numeri per la previsione, è un solo terno di Lady Elena, un solo terno, il Natale porta vincite. E per me, il giorno prima di Natale, mi chiamerete per dirmi grazie e io vi dirò che Dio vi benedica. Allora, cosa dire? La trasmissione è finita, scrivetevi questi numeri, cercatemi su Facebook e mettete mi piace alla mia pagina, su Cartomante Cristian troverete la mia trasmissione fra un paio d'ore. Cosa dire? Grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi seguito, spero sia un Natale fatto di pace, serenità, armonia e di salute, ma soprattutto di provvidenza. Aprite le finestre, baciate i vostri bambini e riabbracciate che non sentite da tanto tempo. Auguri, buon Natale e buon anno nuovo a tutti coloro che mi amano, ma soprattutto a tutti coloro che vi detestano. Che il Signore vi possa dare pace dentro al cuore. Alla prossima!